Ma intanto noi avevamo già fatto il nostro ingresso nella diroccata capitale dell'antica giurisdizione di Fratta. Solo a vederla da lontano ci si strinse il cuore di compassione. Pareva un castello saccheggiato allora allora da qualche banda indiavolata di turchi e abitato solamente dai venti e da qualche civetta malaugurata. Il capitano Sandracca ci rivide con molta titubanza. Non capiva bene se venissimo a prenderne o a portarne. Un signor Orlando invece ci accolse così tranquillo e sereno come appunto tornassimo allora dalla passeggiata di un'ora. La sua nobile gorgiera si era stradoppiata e camminava strascicandosi dietro le gambe e lodandosi molto della propria salute, se non fosse stato quel maledetto scirocco che gli rompeva i ginocchi. Era lo scirocco degli 80 anni, che ora provo anch'io, e che soffia da Natale a Pasqua e da Pasqua a Natale, con una insistenza che si beffa dei lunari. Mentre la pisana buona e spensierata faceva festa allo zio e si divertiva di inquietarlo sulla durata del suo scirocco, io riuscii pian piano a rappiccicar conoscenza con le vecchie camere del castello. Mi ricordo ancora che si imbruniva la notte, il che ad ogni porta, ad ogni svoltata di corridoio, credeva di vedermi dinanzi la negra apparizione del signor conte o del cancelliere e la faccia aperta e rubiconda di Martino. Invece le rondini entravano ed uscivano per le finestre, recando le prime pagliuzze, le prime imbeccate di poltiglia per i loro nidi. I pipistrelli mi sventolavano con le loro ali grevi e malsicure. Nella stanza matrimoniale dei vecchi padroni cuculiava un gufo schernitore. Io andavo vagando qua e là, lasciandomi guidare dalle gambe, e le gambe, fedeli all'antica abitudine, mi portarono al mio covacciolo, vicino alla frateria. Non so come vi arrivassi sano e salvo, per quei solai malconci e rovinati, per mezzo a quei lunghi androni dove le travature e i calcinacci caduti dal granaio impedivano ogni poco il passo e avevano preparato comodissimi trabocchetti per precipitare ai piani sottostanti. Una rondine aveva posto il suo nido proprio a quel travicello sotto il quale Martino usava appendere il ramicello d'oliva alla Domenica delle Palme. Alla pace era succeduta l'innocenza. Mi ricordai di quel libricciolo trovato anni prima in quella camera e che nel mio cuore disperato aveva rimessa la rassegnazione della vita e la coscienza del dovere. Mi ricordai di quella notte, più lontana ancora, quando la pisana era salita a trovarmi e per la prima volta aveva sfidato per me le sgridate e le busse della contessa. Oh, quella ciocca di capelli! Io l'avevo sempre con me. Aveva preveduto in essa quasi il compendio simbolico dell'amor mio. Né le previsioni m'avevano ingannato. La voluttà mista di pianto, d'avvilimento avvicendato alla beatitudine e la servitù della padronanza, le contraddizioni e gli estremi non avevano mancato alla promessa. S'erano avvolti confusamente nel mio destino. Quanti dolori, quante gioie, quante speranze, quanta vita da quel giorno, e chissà quant'altri affanni e quanta varietà di venture m'attendevano al varco prima che tornassi a riporre il piede su quel pavimento crollante e polveroso. Chissà se la mano degli uomini o il furore delle intemperie non avrebbero consumato l'opera vandalica di Fulgenzio e degli altri devastatori rapaci di quell'antica dimora. Chissà se un futuro padrone non avrebbe rialzato quelle mura cadenti, rintonacato quelle pareti e raspato loro di dosso quelle fattezze della vecchiaia che parlavano con tanto affetto, con tanta potenza al mio cuore. Tale il destino degli uomini, tale il destino delle cose. Sotto un'apparenza di giovialità e di salute si nasconde sovente l'aridità dell'anima e la morte del cuore. Tornai da Basso, che aveva gli occhi rossi e la mente allucinata da strani fantasmi, ma le risate della pisana e la faccia serena e rotonda di Monsignore mi snebbiarono, se non altro, la fronte. Io m'aspettavo ad ogni momento di essere richiesto se aveva imparato la seconda parte del Confiteor. Invece il buon canonico si lamentava che le onoranze non erano più tanto abbondanti come una volta
e che quelle birbe di coloni, invece di recargli i più bei capponi, come sarebbe stata la scrittura, non davano altro che pollastrelle e galletti sfiniti, tanto che scappavano dai fessi della stia. «E dicono che son capponi», soggiungeva sospirando, «ma se mi sveglio la notte, li sento cantare che disgradano l'accusatore di San Pietro». Indi a poco entrò il signor Sandracca col cappellano. Invecchiati, mio Dio, che parevano ombre di quello che erano stati. Entrò anche la signora Veneranda, la madre di Donato, sposata di fresco al capitano. Poteva competere con Monsignore per la pinguedine e non pareva che le 700 lire portate in dote dovessero bastare a tenerla in carne. E è vero che i grassi mangiano alle volte più parcamente dei magri. Ella mise sul tagliere una fetterella di lardo e 6 uova, che dovevano convertirsi in frittata e comporre una cena. Ci esibì poi anche, con la bocca un po' stretta, di prepararci alla meglio 2 letti. Ma noi eravamo già prevenuti delle comodità che si avevano allora in castello e sapevamo che restando noi sarebbe toccato agli sposini irsene a dormire coi polli. Ebbimo perciò compassione di loro e delle 6 uova e risalimmo in calesse per andarsene a chiedere ospitalità a Bruto Provedoni, come s'era stabilito fra noi prima di partire da Porto Gruaro. Non vi starò ora a dire né le festose accoglienze di Bruto e dell'Aquilina né l'ammirabile cordialità con la quale quei 2 poveretti fecero nostra tutta la casa. Tutto ciò era combinato per lettera. Trovammo 2 camerette a nostra disposizione, delle quali e del mantenimento che vollimo comune con essi una modestissima dozzina ci sdebitava. Non era una mercede, era un mettere in comune le nostre piccole forze per difenderci contro le necessità che ci stringono da ogni parte. L'Aquilina saltellava di piacere come una pazzerella. Per quanto la Pisana volesse aiutarla i primi giorni nelle faccenduole di casa, tutto era sempre pronto ed in assetto. Bruto, uscito al mattino per le sue lezioni, tornava sull'ora del pranzo e ci intrattenevamo insieme fino a notte, lavorando, ridendo, leggendo, passeggiando, che le ore volavano via come farfalle sulle ali d'uno zefiro di primavera. M'ero scordato di dirvi che a Padova, durante la mia intrinsichezza con la Milcare, io avevo imparato a pestare la spinetta. Il mio squisitissimo orecchio mi fece acquistare qualche abilità come accordatore. E lì, a Cordovado, mi risovvenni di buon punto di quest'arte imparata, come dice il proverbio, e messa provvidamente da parte. Bruto mi mise in voce nei dintorni come il corista più intonato che ci potesse trovare. Qualche piovano mi chiamò per l'organo. Aiutato dal ferraio del paese e dalla mia sfacciataggine, me la cavai con discreto onore. Allora la mia fama spiccò un volo per tutto il distretto e non vi fu più organo né cembalo né chitarra che non dovesse essere tormentata dalle mie mani per suonare a dovere. Il mio ministero di cancelliere mi aveva reso popolare un tempo. Il mio nome non era affatto dimenticato. In campagna chi è buon cancelliere non ha difetto a farsi anche credere buon accordatore e in fin dei conti, a forza di rompere, stirare e torturar corde, credo che riuscii a qualche cosa.